Questo può sembrare a qualcuno sicuramente l'anno degli smartphone lucenti o specchiati, ma non è esattamente così per Honor, che aveva già iniziato l'anno scorso. Prosegue quest'anno con un nuovo colore, un design leggermente cambiato, un lettore di impronte adesso sulla parte frontale, ma non è tutto. Scopritelo all'interno della nostra recensione completa. Un saluto a tutti gli amici androidworld.it e benvenuti nella recensione di Honor 9. Abbiamo avuto modo di provare in anteprima lo smartphone presentato ieri a Berlino e quindi siamo pronti a dirvi che cosa ne pensiamo. Guardiamo cosa c'è all'interno della confezione, confezione di vendita non ancora definitiva, non ho un'informazione certa, adesso vi dirò della presenza delle cuffie all'interno della confezione, ma troverete tutte le informazioni all'interno della recensione scritta, appunto, che l'aggiornerò con questa informazione. A prescindere da quello, all'interno della confezione abbiamo il cavo USB, USB Type-C, l'alimentatore, il pin per il carrellino e la manualistica. L'alimentatore, vi faccio vedere subito, è il classico Huawei Quick Charge a 9V 2A, quindi ricarica comunque rapida. Lo rimetto all'interno della confezione, da solito maniaco delle confezioni, ricompongo tutto, sempre molto particolare. Queste confezioni con l'estrazione, diciamo, dello smartphone dal profilo, mettiamo la nostra confezione di Honor 9 da parte e andiamo a prenderlo nella colorazione. Attenzione, attenzione, quella nuova, quella argentata. Eccola qua, la vedete, sempre con questi effetti cangianti, con questi riflessi lungo appunto il profilo per lungo, veramente molto 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 belli. Uno smartphone molto particolare, ha un effetto abbastanza specchiato, ma non troppo. Infatti, le immagini si specchiano in modo molto molto opaco all'interno dello smartphone, adesso all'interno della, non all'interno, sul retro. Dimensioni 147,3, 70,9, 7,5 mm di spessore. Ancora una volta Honor è riuscita a fare uno smartphone estremamente sottile, con sempre le fotocamere incassate all'interno dello smartphone e, tra l'altro, ancora anche quest'anno totalmente a filo. Perché? Perché sono sotto il vetro, quindi il vetro posteriore dello smartphone è lo stesso che va a proteggere se riusciamo a mettere a fuoco. È abbastanza difficile considerando la sua proprietà riflettente, insomma, il vetro è unico. L'unica parte che, se leggermente alzato, si sente è il doppio LED flash. Pesa 155 grammi, questo è dovuto anche al fatto che il profilo è realizzato in metallo opaco, molto bello, mi piace più del metallo lucido per il profilo. Tasto di accensione, bilanciere del volume, porta ad infrarossi, praticamente una specie di unicorno nel mondo degli smartphone, secondo microfono, carrellino per la doppia SIM o SIM più un micro SD. Porta Type-C, jack audio, speaker e, appunto, come vedete, un profilo posteriore che va a spiovere sul bordo, quindi ha questo effetto stondatura che non era presente lo scorso anno su Honor 8, devo dire particolarmente bello. Novità, oltre a questa, oltre alla stondatura, è anche il fatto che il lettore di impronte digitali non è più nella parte posteriore, ma adesso è sul frontale, dove, appunto, c'è il tasto unico all'esterno dello schermo. In questo caso non è più possibile portare i tasti all'interno dello schermo, vi faccio vedere subito in modo da levare ogni dubbio, ma possiamo tenerli fuori con questa combinazione oppure fare un tasto unico come su molti ultimi Honor e Huawei e realizzare appunto le gesture. I tasti laterali, ci sono due piccoli LED, li vedete qua sotto. Non sono particolarmente luminosi, ma si comunque toccano abbastanza precisamente, visto che sono esattamente al centro qui della porzione di smartphone esterna allo schermo. I bordi non sono particolarmente contenuti, ma lateralmente invece lo schermo arriva praticamente a filo dove inizia la scocca metallica, quindi tutto sommato è abbastanza compatto, visto che dal mio punto di vista la cosa più importante è contenere il più possibile la larghezza piuttosto che l'altezza. Oltre a questo, andiamo a parlare di hardware, quindi poggio lo smartphone qui di lato. Questo smartphone ha un hardware sostanzialmente speculare a quello di Huawei P10. Abbiamo infatti un processore Kirin IC di HiSilicon, azienda proprietaria di Huawei, Kirin 960 octa-core da 2,4 GHz, una GPU Mali G71 MP8, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, e ci sarà anche una versione 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, in tutti i casi espandibile tramite micro SD, micro SD che va a occupare
in questo caso lo slot della seconda SIM, quindi dovrete sempre scegliere fra avere uno smartphone dual SIM e avere uno smartphone con memoria espandibile. Ottima connettività, LTE fino a 600 Mbps per secondo, Wi-Fi a BGN AC a doppia banda, Bluetooth 4.2, c'è l'NFC, c'è il LED notifica. Vi ho già parlato del lettore di impronte digitali e lo commento adesso con voi, è velocissimo e precisissimo, guardate veramente la differenza fra quando poggio il dito e quando lo smartphone va a sbloccarsi, quindi veramente un fulmine. E come vi ho anche già detto, veramente l'unicorno degli smartphone, l'unico ad avere, possiamo considerarlo quasi anche un corno qua sopra, ancora la porta ad infrarossi. Brevissimo taglio solo per confermarvi che mi è arrivata la notizia dalla redazione, chiamiamola così, mi è arrivata dalla regia l'informazione che le cuffie sono contenute all'interno della confezione. Tra l'altro l'azienda venderà anche delle cuffie realizzate insieme a Monster, quindi le cuffie un pochino più premium, non sono quelle comunque che saranno incluse all'interno della confezione. Android è la versione 7.0 Nougat, personalizzato con Emotion UI 5.1, l'Emotion UI 5.1 che analizzeremo a brevissimo. Prima vi parlo del display, che è un 5.15 pollici di diagonale, 1920x1080 pixel, è un LTPS IPS, buona luminosità automatica, è presente ancora la protezione per gli occhi attivabile in questo modo. Se andiamo nelle impostazioni vediamo che è anche possibile programmarla, quindi per leggere senza affaticare la vista. Intanto ho aumentato troppo la luminosità, buona anche il bilanciamento dei colori, e tra le altre cose nelle impostazioni abbiamo anche la possibilità di andare ad abilitare una luminosità ancora superiore a quella disponibile dalla luminosità automatica in caso di forte sole, quindi per essere sempre e comunque leggibile anche quando c'è molto sole. Vi parlo adesso del software. Allora, non abbiamo un browser di Honor, perché Honor barra Huawei, non c'è il browser di Honor barra Huawei, perché ormai da un pezzo è stato sostituito con Chrome, con Google Chrome. Andiamo ad accettare gli immancabili cookie, lasciamo che carichi un po' tutte le varie immagini. Veramente notevole le prestazioni del Kirin 960, che per chi se lo domandasse non saranno quelle di uno Snapdragon 835, ma sono veramente al top, quantomeno della categoria Huawei, ma comunque anche della categoria smartphone in generale. Appunto, non saranno quelle di alcuni altri top, ma soprattutto all'interno di uno smartphone che poi ha il prezzo che vi dirò alla fine, sicuramente è veramente un processore molto più che adeguato, prestazioni veramente eccellenti. Dal punto di vista software vi posso far vedere che è ancora possibile andare a aprire due applicazioni contemporaneamente grazie al multi windows, e tra l'altro ridimensionarle quasi a piacimento fino a un certo punto per averla una più grande e una più piccola, quindi due applicazioni aperte in contemporanea. Alzo leggermente la luminosità, questo purtroppo è Chrome che va a agire leggermente sulla luminosità, quindi due applicazioni aperte in contemporanea. Abbiamo la possibilità di avere lo schermo ridotto facendo questa gesture dall'angolo e quindi poterlo utilizzare tranquillamente con una mano, premendo qui torna a schermo intero. C'è la possibilità di abilitare l'app gemella, anche se sono solo due, solo WhatsApp e Facebook, ma è possibile accedere quindi a queste applicazioni con un secondo account diverso dal principale, molto comodo soprattutto per WhatsApp, visto che essendo uno smartphone dual SIM potete configurare due account di WhatsApp. C'è sempre il gestore del telefono, quindi una raccolta di tool per la protezione, per le notifiche, per i permessi, per il blocco dei numeri che possono chiamarci, qui chiamato filtro molestie, e infine immancabile anche il gestore dei temi, quindi tantissimi temi per Emotion UI scaricabili liberamente. Un software che ogni volta stupisce per velocità, per completezza. Io spererei soltanto per la prossima iterazione, magari per una Emotion UI 6, una grafica un pochino più pulita, un pochino più moderna, meno tondeggiante, meno colorata, anche perché comunque anche agendo sui temi non riusciamo a stravolgerla fino a farla diventare appunto un pochino più moderna. Comunque va assolutamente bene, appunto soltanto ci sono dei piccoli punti per potersi migliorare in futuro. Vi parlo della doppia fotocamera, una doppia fotocamera di cui avrete sentito già parlare in questa configurazione, una 12 megapixel principale accompagnata da una 20 megapixel senza filtro di Bayer, quindi sostanzialmente senza il filtro che va a catturare i colori, quindi niente filtro, più luce catturata. In bianco e nero, risoluzione più alta,
il limite potrebbe essere il bianco e nero appunto, ma viene catturata più luce. Doppio LED flash, autofocus laser, hybrid zoom, di cui vi parlerò adesso. Che vuol dire hybrid zoom? Vuol dire che quando andiamo a impostare la risoluzione a 12 megapixel, quindi quella nativa della fotocamera principale, è possibile usare i dati della fotocamera da 20 megapixel per avere uno zoom 2x in teoria senza perdite. L'effetto è abbastanza buono quando la luce è buona, quando la luce va a calare non è che si riesca a fare chissà quale zoom, tanto vale scattare risoluzione normale e poi magari tagliare, soprattutto perché le due fotocamere possono realizzare comunque scatti a colori da 20 megapixel appunto integrando i dati delle due fotocamere che scattano insieme. Secondo me è meglio scattare in questa modalità e perdere lo zoom 2x, al massimo poi andate a ritagliare voi come se aveste fatto uno zoom, io vi consiglio di scattare così. Oltre a questo, un paio di funzionalità interessanti, simpatiche barra interessanti, sono intanto l'apertura ampia attiva, ovvero la possibilità di fare una sfocatura attorno al soggetto davanti a noi. È possibile poi, come vedete, regolarla a piacimento sia ora che dopo lo scatto, oppure integrarla direttamente. Infatti, se vado a premere qua, vedete, si disattiva questa, andare a attivare automaticamente questa modalità assieme alla possibilità di avere la bellezza del volto. Questa in sostanza, vedete, bokeh attivato, è in pratica la stessa cosa che attivare questa opzione qui, solo che in questo caso non è regolabile, è solo attivabile e disattivabile. Ultima opzione sono le immagini in movimento, ovvero le specie di foto live, foto che se le scattiamo, vi faccio vedere magari anche in tempo reale, quindi se io adesso faccio così e vi saluto, esatto, adesso avrò in galleria, oltre alla foto della mano, anche un piccolo video realizzato prima e dopo lo scatto. E guardate, intanto vi faccio vedere per esempio questa con la sfocatura, quando passo avanti la foto si muove leggermente. Se poi vado a premere, se poi vado a guardarla premendo o qui oppure semplicemente tenendo premuto con il dito, posso vedere tutta la clip più lunga, che è appunto un pochino più lunga di questa, che invece è solo un'anteprima per ricordarci che la foto è in movimento. Ci sono un po' di foto di persone che probabilmente non vogliono essere mostrate all'interno della recensione, ma questa alla fine è Giuseppe con la sua bellissima pelle super morbida realizzata appunto con la modalità quella del ritratto, diciamo, che aggiunge anche la bellezza del volto, e qui ha fatto una sfocatura attorno, vedete, a tutti i suoi capelli, a tutto il suo corpo, devo dire veramente notevole. Ho fatto varie foto in questo modo, qui vedete c'è qualche piccolo problema in più, ma alla fine va abbastanza bene nel complesso, guardandola così non si nota affatto. Devo dire è veramente una funzionalità simpatica e funzionale, forse non la migliore visto tutti gli smartphone, ma funziona. Foto con buona luce, veramente delle foto notevoli. Questa è la mia gatta, quella scostumata di una gatta che si lascia tranquillamente fare le foto, ma è un ottimo benchmark perché riusciamo a vedere un po' tutta la definizione dei vari peli per capire la qualità della fotocamera, che è appunto assolutamente buona. Se andiamo qui per esempio con meno luce, allora intanto vediamo qui per esempio appunto, no, questa, l'effetto con la foto animata. Per quanto riguarda le foto con meno luce, si sente un po' l'assenza dello stabilizzatore ottico e si vede che ha scattato abbastanza veloce e poi ha in qualche modo corretto via software. C'è un po' di rumore digitale, si nota un po' a giro il rumore digitale, questa grana, questa immagine un pochino acquerellosa, ma vista la poca luminosità della situazione va assolutamente bene. Come vedete sono foto assolutamente molto più che onorevoli, assolutamente godibili, tra l'altro veramente una cena incredibile, ci siamo abbuffati, in realtà abbuffati neanche così tanto nonostante la presenza di Nicola, ma cibo veramente buono al matrimonio di Lorenzo del nostro team, quindi fategli tutti insieme gli auguri. Fotocamera frontale 8 megapixel, magari lasciate perdere la modalità bellezza che fa questa roba che sembriamo veramente dipinti con un acquerello, lasciate tutto spento se siete belli di naturale come eravamo io e Nicola in questa foto, assolutamente più che godibili anche i selfie da 8 megapixel. I video vengono scattati in 4K, video in 4K non stabilizzato, abbiamo detto, quindi niente stabilizzazione ottica, sono discreti, non sono eccezionali, non sarà la migliore in tal senso, ma va comunque bene.
E vi faccio vedere che c'è anche, oltre alla modalità Pro, quindi la modalità manuale, anche la modalità manuale per quanto riguarda i video, oltre alla creazione 3D che avevamo visto su Honor 8 Pro, lo scatto HDR. Purtroppo io spero veramente che nella prossima versione dell'Emotion UI il tasto per la modalità HDR sia inserito direttamente qui, magari levando uno di questi due che sono un po' dei doppioni, quindi c'è un passo in più per arrivare alla modalità HDR. Per quanto riguarda i giochi, abbiamo una GPU Mali G71MP8, colgo l'occasione per farvi sentire anche la potenza dello speaker qua sotto. Come controllo file necessari? No, sono sicuro di aver già scaricato tutti i file necessari. Va bene, questa cosa sta succedendo sempre più spesso ultimamente, non so che cos'è che io sbaglia, che io sbaglio. Anche perché non so che cosa io stia sbagliando, ecco, usiamo i verbi che appartengono alla lingua italiana. Fatto sta che mi è successo più volte, devo trovare un po' una soluzione in tal senso. Porto però lo smartphone fuori, così intanto faccio la telefonata di prova. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Ti ricordiamo che la chiamata al numero 190 è gratuita solo se sei un cliente Vodafone. Speaker, in questo caso abbiamo intanto approfittato per sentire com'era la qualità della chiamata audio unita al fatto di avere il viva voce qua sotto, appunto sullo speaker. Devo dire, volume veramente molto buono e assolutamente superiore alla media. Ok, piccolo taglio, ma almeno posso farvi vedere le prestazioni di Modern Combat 5. In questo caso lo smartphone adesso sta un po' scaldando, anche se la temperatura della stanza in questo momento è comunque importante, però devo dire che dal punto di vista del riscaldamento della scocca è sempre rimasto a temperature assolutamente più che accettabili. Non ho mai notato niente di particolare, appunto, se non in questo momento, ovvero un utilizzo intenso, prolungato, più lungo download di grossi file, sempre con lo schermo acceso. Ecco, devo dire, in questo caso è diventato più caldo qui sul retro, ma ribadisco che anche la stanza dove siamo ora è abbastanza calda. Primo avvio, quindi tempo di avvio decisamente più lungo. Andiamo ad aumentare il volume. Conferma dello speaker veramente molto molto potente, assolutamente il massimo del dettaglio all'interno del gioco. Mi avvicino alla porta, credo di averli uccisi anche solo con il rumore del mio Honor. Assolutamente molto molto buono lo speaker qui sulla parte inferiore, che ha veramente un buon volume. Arriviamo quindi a parlare della batteria: 3200 mAh, quindi una batteria più capiente dello scorso anno, una batteria capiente come quella di Huawei P10, un risultato in termini di autonomia che è buono, ma secondo me leggermente inferiore a quello di Honor 8, almeno soprattutto considerando la differenza di amperaggio. Quindi va bene, vi porta a fine giornata. Con utilizzo stress però ci potrebbe volere un'altra carica verso l'ora di cena, utilizzando il caricatore rapido all'interno della confezione. Quindi per me è promosso dal punto di vista autonomia. Magari con una 3200 mAh, soprattutto considerando quello che avevo visto lo scorso anno con una 3000, mi sarei aspettato qualcosa in più. Honor 9 verrà lanciato in Italia a brevissimo, lo troverete sullo store di Vmall, a 449 euro. Ma se avete con voi in famiglia un amico, un altro smartphone Honor di qualsiasi tipo, ovviamente italiano, che vuole aiutarvi, potrete avere un rimborso di 50 euro utilizzando il suo codice email. Oltretutto c'è anche un'altra promozione che trovate scritta all'interno della recensione per i primi giorni del lancio, sempre sullo store ufficiale Vmall, di questo Honor 9. Per me è assolutamente promosso, questa è la conferma di cui Honor aveva bisogno rispetto all'ottimo Honor 8 dell'anno scorso. Ok, l'anno scorso gran prodotto, ma c'è bisogno di una conferma l'anno successivo per dimostrare di saper fare bene, e con questo Honor 9 secondo me ha fatto bene, e ha fatto bene anche con il prezzo. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.